Settima puntata di Arezzo Wave Station, ben ritrovati amici di Arezzo TV e ben ritrovato a Mauro Valenti. Ciao Mauro. Ciao, ciao Fabio, siamo alla settima puntata e quest'oggi parliamo di momenti lontani più vicini. Avremo gli after hours, avremo i Noir Désir, avremo delle situazioni messe in atto a Livorno, quindi quando Arezzo Wave è andato in fuga a Livorno con Gnarls Barkley, uno dei più grandi artisti americani, lo sentirete la voce che ha, e poi anche con due protagonisti, Tonino Carotone, Centrale Elettrica. Quindi su questo verterà la nostra puntata di oggi. Bene, e allora un grande menù che comincia da che cosa? Comincia da una cosa molto originato, che nel 1993 noi facemmo un'edizione dove un gruppo oggi famoso, soprattutto il suo leader Manuel Agnelli, che avete visto tantissime volte a X Factor, in televisione, a Sanremo e da altre parti, leader degli After Hours, venne in quel momento, come scrive, come dicono più volte, lui grazie ad Arezzo Wave, come dice, grazie a questo evento cantiamo in italiano. Che cosa è successo quell'edizione del 93 al campo militare e che è qui che vi faccio vedere. Vedete, questa è l'edizione di Arezzo Wave 93, l'immagine di Pablo Chauren. È successo che noi abbiamo fatto un tributo a un grandissimo cantante che era Rino Gaetano e abbiamo chiamato tantissimi artisti affermati o in via di in quel periodo, tra i quali After Hours, e abbiamo dato da cantare un pezzo una cover, insomma, un pezzo di Gaetano. E gli After Hours fino a quel momento erano già venuti ad Arezzo Wave nel 91, nell'edizione che abbiamo fatto al Prato, però fino a quel momento cantavano solo e esclusivamente in inglese. Facendo il pezzo di Rino Gaetano, mio fratello e figlio unico, hanno deciso di cantare in italiano e da lì è partita proprio la loro carriera. Ascoltiamoci questo pezzo di repertorio con Rino Gaetano cantato dagli After Hours e Manuel Agnelli. Yeah.
fratello picchiato, addomigliato. Io ti amo, Mario. Un grande nome dunque rievocato, quello di Rino Gaetano, in un periodo in cui poi no, ci sono stati tantissimi omaggi. Questo probabilmente è stato uno dei più belli, giusto Mauro? Sì, questo è stato un tributo bellissimo. Poi abbiamo fatto altre ricorrenze come Emergency Wave, ne parleremo, piuttosto che delle giornate dedicate a Woodstock nel 2009, quando a Livorno venne anche l'organizzatore di Woodstock addirittura, oppure ancora ad Arezzo dei giorni quando partì la fondazione nel 2003, facemmo dei giorni chiamati Foundation Day. Però questo sicuramente fu molto molto significativo, soprattutto per gli After Hours. Poi, stando sempre nel lontano decennio degli anni 90 e 89 e 94, venne uno dei più grandi gruppi francesi, anche nel 1988. Noi abbiamo avuto per Arezzo gruppi che arrivavano da Parigi, un rapporto proprio fortissimo. Noi abbiamo avuto nell'88 tre gruppi da Parigi, nell'89 abbiamo avuto Noir Désir, che dare con il pezzo Le Vin nous porterà, e poi Manu Chao, e via via, ogni anno avevamo questi artisti. I Noir Désir sono stati proprio un gruppo tra i più importanti in assoluto dalla Francia. Il video è bellissimo e sono ritornati anche nel 1994 di Via Arno, insomma, adesso dove c'è la società del Mondo Ponte. Pour les
frappera ta porte, infinité de destins, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières. Le Vent l'emporterà, e questo è un pezzo veramente bellissimo. Poi un gruppo che ha avuto anche, no, un fatto di cronaca sanguinario dopo questo pezzo. Purtroppo, no? Sì, purtroppo sì. E diciamo che nei primi anni del 2000 c'è stato purtroppo c'è stata la morte della figlia di Gianluigi Trintignant, che era la moglie di Bertrand Cantat, che è il cantante di Noir Désir. Probabilmente per una rissa in un hotel in Lituania o per una serie di motivi che non sappiamo bene, però purtroppo è successo questo, e questa è stata la cosa che ha segnato definitivamente questo gruppo. Un gruppo maledetto, e una musica bellissima, come avete sentito. Per tirarsi su di morale, invece, adesso che cosa si fa? Io vi porto a Livorno, perché vi devo dire, dopo la difficoltà di andare via ad Arezzo, non per nostra volontà, e lo sforzo enorme di fare Firenze, perché è stata veramente un'opera titanica fare un festival a Firenze in 15 ettari di niente, abbiamo urbanizzato quasi fosse una città, poi siamo andati a Livorno e è stato proprio relax. Per chi di voi ama questa città o la conosce, sa bene che a Livorno tutto avviene in modo molto molto tranquillo. Mi ricordo che gli incontri anche in quest'ora stessa, prima delle 5:30, non era possibile farlo, perché i livornesi vanno al mare tutti. Quindi mi sa che adesso, con questa storia, una delle città che più soffre questo blocco è senz'altro Livorno. Lì andammo nel 2008 e fu un evento eccezionale, proprio uno dei più belli che abbiamo mai fatto. Questo video dà l'idea di dove abbiamo dislocato i palchi. Vedrete i vari spazi e vedrete quanto usato questa città. Credo che da un palco all'altro c'erano 4-5 chilometri, insomma c'era tantissimi posti bellissimi.
Quindi hai un bel ricordo di Livorno. Guarda, fantastico. E tra l'altro gli spazi che abbiamo usato, io sono legato in molti spazi secondari. Arezzo, lo Psycho Stage, già visto passare artisti fantastici, soprattutto per me. Io ho fatto servizio civile all'ex ospedale psichiatrico e quel palco lì allo Psycho, che poi si è chiamato Psycho non per motivi musicali, ma per ricordare l'ex psichiatrico, è stato veramente sempre un angolo al quale sono legatissimo. E tutti gli Psycho che abbiamo messo in piedi sono stati fantastici. Questo di Livorno era in un posto che veramente di più non si poteva, perché era nella rotonda dell'Ardenza. Sempre per chi conosce quella città, sa che c'è un lungomare lunghissimo, per l'appunto, che finisce alla rotonda dell'Ardenza, dove c'è un giardino, dove c'è il mare, dove noi abbiamo fatto sia le zone di skate, e poi nella spiaggia vicino abbiamo fatto surf wave, quindi contest di surf, windsurf e quant'altro, poi parkour, poi skate. Nella rotonda abbiamo fatto lo Psycho Stage. C'è un detto a Livorno che dice: meglio disoccupati all'Ardenza che ingegneri a Milano. Insomma, per dire quanto si sta bene lì. In effetti, qui vedete uno degli artisti che segue il filone di Manu Chao, che è Tonino Carotone, che si presenta e che è veramente, diciamo, potete darvi l'idea dell'ambiente, della situazione. A seguire, e qui vi saluto su questa puntata, a seguire luci della centrale elettrica, nuovissimi in quel momento, e per noi con una unplugged, con un pezzo in acustico di Vasco Brondi, che è senz'altro uno dei protagonisti della nuova scena di oggi. Sopporterai di tutto, ti divertirai come mai, ti scorderai di tutto e finirai come sempre, è molto difficile. È un mondo difficile, è vita intensa, felicità come questi momenti, è futuro incerto, il fuoco e l'acqua, concerto e calma, è il sonata di vento, è nostra piccola vita così, è nostro grande cuore, salute, perché ti voglia. Difficile, è vita intensa, felicità momenti,
giornali, foto in bianco e nero delle nostre facce stravolte su quotidiani locali. Andiamo a vedere i cantieri delle case popolari, dai finestrini dei treni ad alta velocità. Trasformiamo questa città in un'altra cazzo di città. Andiamo a vedere le luci della centrale elettrica. Andiamo a vedere le luci della centrale elettrica. E allora con questo video noi ci salutiamo e ci vediamo domani, Mauro. Certo, buona serata a tutti e spero che vi piaccia, fatelo sapere in giro perché queste sono cose che le vedete qui solo su Arezzo TV e poi Fabio mi sembra che abbiamo una serie di situazioni su internet e sui social che possano amplificarlo e quindi insomma fatelo sapere se amate Arezzo Web perché o qui o da nessun'altra parte. Esatto, anche ciao. Le pagine Facebook di Arezzo TV e la pagina YouTube, grazie, a domani. Expires as I came from the womb.